WeTravaQ è un'app realizzata da Carsa che è capofila con altri partner di un progetto interessante e innovativo. L'Aquila è una delle 5 città italiane che ospitano la sperimentazione 5G. In centro storico un test sull'app alla presenza di 50 studenti del Cotugno, di cui 11 stranieri provenienti dalla Lettonia e al termine dell'Erasmus. Dice sostanzialmente che è molto contenta di essere all'Aquila perché è una città molto accogliente, molto piacevole. Le piace particolarmente la vista che ha delle montagne perché Lettonia, essendo un territorio piuttosto pianeggiante, non ce ne sono affatto. And waking up in the morning looking at the mountains is really nice because we don't have anything like that in Latvia. A Martins invece volevamo chiedere, da studente straniero, ritiene che quest'app sia utile per conoscere una città che lui non conosceva prima? Sì, assolutamente, è un'applicazione molto importante, molto facile da usare e sarà sicuramente utile per chiunque verrà a visitare la città dell'Aquila di qualunque nazionalità. Carlo, come hai trovato quest'app? Molto interessante, anche perché ti permette di conoscere la città dell'Aquila anche in modo più funzionale, soprattutto se si perde qualche parola magari della guida. Basta inquadrare l'edificio e ritroverai tutte le informazioni necessarie per conoscere la storia di questa città. Voi siete in compagnia anche di studenti, di compagni stranieri dell'Erasmus. Trovi che possa essere utile per uno studente, ma anche poi per un turista in generale che viene a visitare questa città per la prima volta? Sì, sicuramente, perché ti coinvolge anche di più, forse anche in quella che è la storia, e ti permette anche di capire meglio quelli che sono gli edifici, anche grazie alla funzione che c'è ovviamente anche la lingua inglese, e penso appunto che siamo anche molto utili. È un'app molto interattiva, che cosa ti è piaciuto di più? Ci sono anche dei video, insomma, dei contenuti importanti. Sicuramente il fatto che si possono scattare ad esempio delle foto per trovare i monumenti al quale siamo davanti e anche quello che c'è dopo, diciamo la descrizione, il video, l'audio, c'è anche una possibilità di sentire, giusto? E quindi molto utile soprattutto. Utile per chi viene da fuori, ma utile anche per gli aquilani che magari non conoscono qualcosa della propria città. Esatto, e diciamo per ignoranza anch'io non sapevo queste cose, mi è stato molto utile soprattutto. Quindi sì, non solo per i turisti, anche della gente del posto, magari è curiosa di sapere la storia del proprio monumento, quindi sì. Per voi ragazzi che utilizzate tanto lo smartphone, è bello avere strumenti così perché voi ormai siete molto pratici. Sì, soprattutto con il telefono magari ci può dare molta più curiosità a conoscere le cose rispetto magari a un libro, diciamo. Però bisogna leggere lo stesso. Sì, leggete lo stesso. L'idea arriva dopo la richiesta dello European Space Agency di creare servizi per la salvaguardia, la conservazione, la promozione e il godimento del patrimonio culturale regionale, promuovendo politiche innovative per il sostegno turistico. L'app infatti riguarda il patrimonio culturale della città. La rete 5G in fase di implementazione sarà un abilitatore per i modelli di turismo esperienziale e sostenibile, con la possibilità di vivere esperienze sempre più personalizzate direttamente dai dispositivi mobili dei turisti, smartphone, tablet o cuffie. Il turista potrà immergersi nella realtà scoprendo informazioni culturali e artistiche, eventi, informazioni commerciali e promozionali, un servizio end-to-end per la città che offre agli utenti la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sui luoghi, monumenti, chiese, opere d'arte, attraverso pure una geolocalizzazione ad alta precisione. Grazie alla realtà aumentata, la visione sarà arricchita da informazioni, immagini e contenuti audio che aumenteranno la qualità dell'esperienza di visita. Variegata la proposta di percorsi, con un viaggio guidato da una voce narrante attraverso storie, leggende e curiosità, un racconto vero e proprio del territorio con contenuti visivi 3D e immagini infrarosso, un progetto che permetterà anche di stringere accordi con operatori commerciali del territorio, con gli aquilani protagonisti nell'aprire le loro porte al turista. I partner sono diversi, Carsa è capofila. Roberto Di Vincenzo, Carsa è capofila di questo bel progetto, perché poi arriva al termine un'app che è stata testata, un'app turistica che permette ai turisti, ma anche agli aquilani, no, che magari non conoscono alcuni aspetti della città, di agire in maniera interattiva, di conoscere storia, monumenti. È stato davvero un bel progetto, un bel punto di arrivo. Sì, è un progetto che abbiamo realizzato insieme ad una serie di partner come Win3, ZTE, CNR ed altri, e per
per conto dell'Ente Spaziale Europeo, un progetto sperimentale di valorizzazione dei beni culturali attraverso un prodotto innovativo, in questo caso un'app, che ha delle caratteristiche particolari: il riconoscimento dei monumenti, la realtà aumentata. È una audioguida perché noi riteniamo che sempre di più siamo abituati ad ascoltare più che a leggere, ma d'altro canto andando in giro è molto più facile ascoltare visto che bisogna guardare la realtà. E questa app stiamo lavorando per evolverla ulteriormente, implementarla con servizi. Ad oggi l'elemento fondamentale è la sua sperimentalità, cioè quella che ho appena accennato. Lavoreremo ulteriormente allo sviluppo di questa app inserendoci servizi al cittadino, perché diventi un'app molto completa da sviluppare su tutti i territori nazionali. Già stiamo predisponendo un nuovo progetto, sempre con l'Ente Spaziale Europeo, per lavorare anche sui temi della mobilità da inserire all'interno dell'app, che in particolare nelle aree interne sono temi molto delicati ed importanti. Ecco, ormai lo smartphone è, diciamo, un amico di tutti. Per il test vi siete rivolti agli studenti, 50 studenti del Cotugno, anche degli studenti che provengono dalla Lettonia, studenti Erasmus, che hanno gradito molto. Ormai queste nuove tecnologie aiutano molto anche loro ad immergersi poi nella storia, nella conoscenza. Sì, e questo è un dato molto importante, cioè il fatto di utilizzare la tecnologia verso i giovani per far conoscere la storia, la cultura, è un modo utile, perché altrimenti, diciamo, loro sono abituati a stare sullo smartphone, non tanto sui libri. Lo smartphone quindi è un momento di collegamento. La sperimentazione, infatti questa sperimentazione non è l'unica che abbiamo realizzato, abbiamo voluto farla con i giovani proprio perché i giovani sono quelli che ci possono restituire poi i feedback più importanti per una sua evoluzione, per un suo miglioramento, perché è chiaro, come tutti i prodotti informatici, è in costante miglioramento e in costante sviluppo. È stato bello anche avere partner importanti, non li elenchiamo tutti, ma ci sono anche l'Università di Trento, gli spin-off dell'Università dell'Aquila. Ecco, questo pure è un passaggio molto importante, avere questi coinvolgimenti da eccellenze poi della conoscenza. Beh, il partenariato è stato tra l'altro un partenariato straordinario, perché è fortemente collaborativo, ognuno per la sua quota, come dire, di attività, ed è un partenariato che sicuramente in parte porteremo avanti su altri progetti che abbiamo appunto in corso. Assieme a Carsa c'è ZTE, che ha fornito il 5G e 2E, grazie al quale si è sperimentata la potenzialità della bassa latenza simulando la performance sincrona di due musicisti. Win3 ha garantito la copertura 5G dei siti scelti grazie alla sua rete diffusa e Geos, oltre a fornire video 3D creati a partire da riprese aeree con LiDAR scanner, ha effettuato analisi di IFSAR, una metodologia in grado di rilevare spostamenti millimetrici di punti sparsi ben posizionati su terreno e edifici. Sensing è uno spin-off dell'Università dell'Aquila che ha realizzato diagnosi multispettrali da cui sono scaturite immagini che consentono di visualizzare lo stato di conservazione di affreschi, edifici, interventi di restauro ed eventuali problemi. Eagle ha realizzato dei modelli visivi realistici in 3D degli interni di alcuni siti usando laser scanner terrestre. La CNR East di Pisa ha sviluppato la componente di riconoscimento visivo che è in grado di elaborare una foto in ingresso e fornire l'identificativo del sito o monumento riconosciuto. L'Università di Trento si è occupata della simulazione delle prestazioni tecniche del sistema 5G nell'ambito della capacità di questo nel consentire prestazioni musicali in rete a bassa latenza e altamente affidabili. Ha pure creato i file audio per tutti gli itinerari e punti di interesse inseriti nell'app. Voi come Eagle di che cosa vi siete occupati per lo sviluppo di quest'app? Allora, nello specifico noi abbiamo fatto rilievi digitali che si vedono come contenuti ulteriori nell'applicazione quando si arriva in posti determinati della nostra città. Quindi abbiamo fatto dei rilievi laser scanner terrestri che sono stati trasformati in un video per una sorta di visita guidata navigabile all'interno dell'app. Ecco, quest'app è un'app turistica molto interessante, contenuti interattivi, è un buono strumento per far conoscere, per avvicinare anche i giovani alla conoscenza poi di una città che visitano, ma anche poi della propria, perché è aquilano. Beh, sicuramente sì, perché sappiamo tutti che se aggiungiamo diversi livelli di informazione ad una alla nostra città, comunque sicuramente faremo del bene per quello che è il turismo e anche la visibilità internazionale.
E Geos è una società del gruppo Leonardo, anche voi siete partner di questo progetto che poi ha portato allo sviluppo di questa app turistica. La vostra parte, diciamo, in che cosa è consistita? Dunque, noi abbiamo contribuito con tutte le nostre potenzialità, nel senso che abbiamo utilizzato piattaforme satellitari, aeree, droni e anche interventi in situ. Abbiamo rilevato circa in tre aree di interesse circa 9 siti. Abbiamo rilevato l'intero territorio comunale facendo l'analisi cosiddetta di interferometria differenziale, che è utile a capire se ci sono movimenti franosi o se delle infrastrutture critiche subiscono dei cambiamenti, dei movimenti nel tempo. Quindi anche per vedere lo stato di conservazione eventualmente degli edifici, visto che qui parliamo di monumenti ad esempio. Esattamente, esattamente. Ci siamo concentrati su alcuni dei beni culturali più importanti della città, facendo un'analisi approfondita attraverso la costellazione satellitare Cosmos SkyMed, di cui Egeus commercializza i dati, e attraverso algoritmi proprietari riusciamo a distinguere il contributo della deformazione dagli altri contributi che provengono dalla costellazione dei satelliti radar in questo caso. In abbinamento a questa analisi sono state ricostruite in circa 13 ettari dell'intero territorio comunale, ricostruite ad alto livello di dettaglio, con una risoluzione equivalente, diciamo, inferiore al centimetro, diversi manufatti, diciamo, beni culturali, quindi la fortezza, il Forte Spagnolo, l'Auditorium, San Vito alla Rivera e la Basilica di Collemaggio principalmente. L'abbinamento di queste due indagini, diciamo, una cosiddetta di close range sensing, ovvero quella che abbiamo effettuato attraverso i droni e attraverso i rilievi in situ, abbinata alle analisi da satellite che provengono da una distanza notevolmente maggiore, quindi in quel caso si parla di remote sensing. L'abbinamento di queste due informazioni, visto che dal satellite provengono informazioni potenzialmente che sono suscettibili al millimetro di queste eventuali deformazioni presenti, è necessario avere delle ricostruzioni tridimensionali, quindi sintetiche, attraverso questi sensori LIDAR e non solo, anche fotografici, per identificare e localizzare in maniera dettagliata e precisa l'eventuale deformazione presente nel bene. Serenella Ottaviano, dirigente scolastica del Cotugno. Ecco, questi ragazzi questa mattina hanno partecipato a questa sorta di test di un'app turistica, sono stati contentissimi, 50 studenti, alcuni anche lettoni. È uno strumento importante questo anche per gli studenti stessi dell'Aquila, che possono conoscere qualche informazione utile della città. È una modalità tecnologica smart e noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di accogliere nel nostro progetto Erasmus questo tipo di iniziativa, perché consente di riportare all'Europa quelle che sono le bellezze di questa città che si sta ricostruendo. È un'opportunità non solo per le studentesse e gli studenti della nostra regione, ma dell'intera Europa. Io credo che questa città lo meriti. Rettore Alessio, un progetto del genere dimostra ancora di più quanto sono importanti i vostri spin-off. In questo progetto avete partecipato con un vostro spin-off, l'Ateneo, che si mette a disposizione sempre con le proprie conoscenze a un progetto, in questo caso un'app turistica, che è stata testata proprio su studenti del Cotugno questa mattina. Sì, così come era avvenuto già in precedenza durante il periodo pandemico, in cui avevamo realizzato con i nostri esperti un'app per la gestione della pandemia, in questo caso con finalità ben diversa e sicuramente più bella. Per il tramite del nostro spin-off abbiamo realizzato questa app, che sarà disponibile per gli studenti ma anche per la popolazione generale, per rendere fruibile, diciamo, quei beni culturali, turistici, in maniera facilitata, in maniera facilmente apprezzabile, diciamo. È un impegno che speriamo di poter estendere anche in futuro ad altri aspetti della comunicazione, perché noi siamo fortemente impegnati nella divulgazione turistica ma anche in quella culturale, diciamo, come compito precipuo dell'università. Quindi siamo pienamente soddisfatti di questo risultato.